Buongiorno a tutti, questo incontro dedicato alla Shoah è stato progettato dall'organizzazione internazionale Kiwanis, per cui do subito la parola al governatore Maura Magni. Grazie Alessandra Rissotto per aver introdotto il mio intervento. Sono Maura Magni, il governatore di Kiwanis, Distretto Italia San Marino. Vi sarete di certo chiesti, ma chi è Kiwanis? Kiwanis è un'associazione mondiale di volontari impegnati a migliorare il mondo, un bambino e una comunità alla volta. Questa è la nostra mission, che si esprime attraverso il motto To Serve the Children of the World. La comunità mondiale di Kiwanis è diffusa in 85 paesi con 16.000 club. Sono club di adulti, ragazzi e bambini e infatti insieme ai Builder Club, ai CK Club, ai K Club, ai Builders Club, alla Action Club, Kiwanis conta oltre 600.000 soci e dà vita a un grande network mondiale di talenti, competenze ed esperienze. Ognuno di noi mette a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze per poter contribuire a migliorare la società in cui viviamo ed è per questo che Kiwanis è accanto alle istituzioni, in questo caso alla scuola, affinché possano essere portati a termine attraverso azioni concrete i nostri obiettivi. Quest'oggi devo ringraziare tutte le istituzioni che sono presenti, in particolare devo ringraziare i dirigenti scolastici per aver accolto questa nostra proposta, i vostri professori, i coordinatori di classe che vi hanno consentito di essere qui con noi. Pensate che Kiwanis ogni anno dona 18,5 milioni di ore di volontariato per poter realizzare dei progetti ambiziosi che altrimenti senza lo sforzo dei volontari non potrebbero essere portati a termine. Oggi siamo qui a fianco dell'istituto scolastico per parlarvi della giornata della memoria. È il 29 di gennaio, è vero, e sono le celebrazioni che durante la settimana si sono alternate per celebrare questo importante giorno voluto dalla Repubblica Italiana. È infatti dell'anno 2000 la legge 211 che ha istituito la giornata del 27 di gennaio, quella in cui furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, quella giornata in cui viene ricordata la Shoah, lo sterminio degli ebrei, tutte quelle azioni che in quei tristissimi anni bui portarono allo sterminio di milioni di persone anche ad opera di cittadini italiani e siamo qui oggi perché possiamo fare una riflessione sul perché ci sono stati italiani che hanno subito deportazioni, hanno subito prigionia, morte e coloro che anche attraverso schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio hanno pagato con la loro vita. È importante celebrare questa giornata affinché non si abbia a dimenticare. Devo ringraziare, oltre al professore Emanuele Saccà, il nostro chair del Kiwanis Distretto Italia, che si è impegnato per la buona riuscita di questo evento, anche il presidente del Kiwanis Club di Palmi, la dottoressa Gioffrè, così come il presidente del Kiwanis Club Varese, il dottor Matteo Fabris, che hanno lavorato insieme per portare a termine questo obiettivo della realizzazione di questa giornata a reti unificate per tutte le scuole d'Italia. Quindi pensate che in questo momento siamo in linea con decine di migliaia di ragazzi verosimilmente riuniti per ricordare. E devo ringraziare anche il sindaco di Tarsia, l'avvocato Roberto Ameruso, per averci aperto le porte del museo di Ferramonti. Infatti a Ferramonti si trova il più grande campo di concentramento fascista aperto a giugno del 1940 e quindi grazie al sindaco per aver voluto patrocinare questo evento ma anche per averci aperto le porte della storia. Una storia che quest'oggi sarà particolarmente vivida perché abbiamo la fortuna di poter avere tra noi ospiti due delle bambine che nacquero in quel campo di concentramento. Avremo infatti la testimonianza di Dina Smadarra e di Eva Porcilan che sono qui con noi e che ringrazio dal profondo del cuore per averci fatto dono di queste testimonianze. Insieme a loro e insieme al figlio dell'eroe italiano Giorgio Perlasca, il dottor Perlasca, ripercorreremo una delle pagine più buie della nostra storia moderna, affinché non si debba dimenticare quello che è accaduto. Ringrazio non nominalmente ma generalmente tutti i relatori che hanno contribuito al successo di questa iniziativa e auguro a tutti voi un buon proseguimento in queste 2 ore dedicate alla storia. Chiudo questo mio intervento sollecitandovi a prendere informazioni anche su quello che il Club Kiwanis fa nella vostra città, come si può dare un contributo concreto a migliorare il mondo in cui viviamo anche attraverso il volontariato, perché fare del volontariato fa bene, fa star bene. Ora ritorniamo all'evento di questa mattina e vi saluto citando una frase molto famosa di Primo Levi che dice «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre». E allora Kiwanis è qui insieme a voi per assicurarsi che questo non accada mai più. Grazie a tutti, ridò la parola alla nostra giornalista. Grazie, buona giornata. 2 i club che hanno lavorato per questo evento, il Club Brianza e il Club Palmi Piana di Gioia Tauro, il cui presidente è Emanuela Gioffrè. Sentiamo il suo saluto. Grazie dottoressa Rissotto, buongiorno a tutti e benvenuti illustri relatori e ospiti. In primis vorrei ringraziare il governatore, avvocato Maura Magni, che ha accolto con entusiasmo l'idea che ha dato l'input alla realizzazione dell'incontro. E non solo, Maura ha voluto fortemente che diventasse un evento distrettuale e avesse una risonanza nazionale. Questo perché così abbiamo la possibilità di far raggiungere ogni singolo individuo, ogni singolo ragazzo che si collegherà grazie alla rete scolastica a questo evento. È importante che il messaggio arrivi a tutti e che questo sia un evento che si possa ripetere e arricchire anno dopo anno, perché solo così resterà impresso nella memoria e nel cuore di ognuno di noi. Ringrazio per questo il presidente del club Matteo Fabris, che ha collaborato con il nostro socio promotore nonché chair giornata della memoria, professore Emanuele Saccà, che è molto sensibile al tema della Shoah, tanto che solo 2 anni fa abbiamo avuto l'onore come Club Palmi Piana di Gioia Tauro di patrocinare la pubblicazione e presentazione del suo libro Pensieri, poesie e disegni sulla Shoah. Quando ho letto il libro la cosa che mi ha colpito di più è il fatto di aver coinvolto i bambini calabresi delle scuole elementari e medie, i quali hanno con dei pensieri, delle poesie o dei disegni rappresentato la loro visione del nazismo e abbiamo visto attraverso i loro occhi quello, il come vedevano e il come vedono la persecuzione ebraica. Questo perché? Questo perché è necessario che questo bagaglio culturale, che questo bagaglio storico, e qui permettetemi di ringraziare in modo particolare e con il cuore le signore Dina ed Eva, che sono le sopravvissute del campo di concentramento e nate nel campo di concentramento di Ferramonti, sono veramente le protagoniste della storia e solo loro ci possono dare un reale messaggio di quello che hanno vissuto, e noi siamo responsabili di tramandare questo messaggio. Questo bagaglio storico è necessario che noi lo conserviamo nella nostra memoria e che ogni anno e continuamente venga riproposto e continuamente venga spiegato e tramandato ai nostri figli e ai posteri, affinché una storia così non si verifichi mai più. Ecco, questo è il messaggio che io come presidente del Kiwanis Club Palmi Piana di Gioia Tauro voglio dare, e soprattutto questo è il messaggio che il Kiwanis International vuole dare: essere sempre a fianco dei bambini e spiegare che quelle che sono state le crudeltà della storia non dovranno mai più verificarsi. Grazie. Chiude questa breve anteprima Roberto Ameruso, sindaco di Tarsia. Capirete il perché dalle sue parole. Porto il mio personale saluto e quello di tutta la mia amministrazione comunale al Kiwanis Italia, ringraziandoli per l'invito a questa manifestazione in occasione del Giorno della Memoria. Avremmo voluto celebrare questa giornata così come siamo abituati a fare da anni in presenza, condividendo le emozioni, le testimonianze, le riflessioni in quello che è stato il più grande campo di concentramento fatto costruire appositamente dal regime fascista nel 1940, appunto, quello di Ferramonti di Tarsia. Dico questo perché è con un velo di tristezza, appunto, non poter celebrare questa manifestazione, ecco, davanti alle migliaia di persone, davanti agli studenti, però grazie appunto all'ausilio della tecnologia riusciamo comunque a far pervenire questo messaggio, un messaggio fondamentale, importante, perché è un messaggio che tocca valori, che in questo momento assume una forza dirompente, perché ci fa unire, ecco, sotto il filo delle emozioni, quelle più profonde, a quella sofferenza che hanno patito quelle migliaia di persone recluse in una zona malarica, in questo campo, e private dei loro beni, private del loro bene più prezioso, più importante, quella della libertà personale, ma non private della loro dignità, perché Ferramonti di Tarsia riuscì a preservare questo bene fondamentale, quello più prezioso, quello appunto della dignità, e lo fece con la spontaneità di quelle persone che sono i nostri nonni, i nostri bisnonni, che presi da un sentimento così spontaneo di solidarietà, di vicinanza umana verso quelle persone venute da chissà dove e piombate lì, messe lì in questo campo di reclusione, ecco, si sentivano obbligate moralmente a esserle vicino. Una bellissima storia di Calabria, poco conosciuta ancora, anche se stiamo facendo tantissimo per farla conoscere. Di questo ringrazio, ecco, anche il Kiwanis Italia per aver voluto fare questa manifestazione. Io dico, è una manifestazione di resistenza, stiamo resistendo al virus, lo stiamo facendo aggrappandoci a tutte le nostre alla forza, quella interiore, quella più profonda. Ecco, anche in questo caso stiamo mandando un messaggio fortissimo, un messaggio di speranza. Quello che poi è stato Ferramonti è la sofferenza di tanti uomini, tante donne, bambini, ma poi è la speranza. Ferramonti è un messaggio di speranza fortissimo, e Ferramonti è contemporaneo, è un messaggio così forte. Ecco, ci leghiamo alla vicenda della pandemia con questo messaggio, un messaggio di resistenza. Noi ci siamo, vogliamo ancora testimoniare questa pagina così brutta, così oscura, ma anche questa luce che si è accesa, si è riuscita a intravedere in fondo al tunnel. Ferramonti è tutto questo. Ecco, questa situazione che stiamo vivendo oggi la si può ripercorrere nella esperienza di quelle persone, ecco, di quei volti che sono riusciti poi a testimoniare la sofferenza, ma anche e soprattutto la vita, la salvezza, la speranza. Grazie. Shoah in ebraico vuol dire tempesta devastante. Shoah è l'olocausto, lo sterminio sistematico degli ebrei d'Europa organizzato dai nazisti. Chi ha i capelli grigi sa benissimo cosa vuol dire, ma i giovani, siamo ormai alla terza generazione, sanno cos'è la Shoah? Lo chiedo a Emanuele Saccà, docente, scrittore e chair Kiwanis per la Giornata della Memoria. Grazie cara Alessandra, e prima di rispondere alla tua domanda, come Cher Kiwanis del Giorno della Memoria, io voglio porgere il mio caloroso saluto a tutti i relatori e a quanti si sono collegati e hanno fatto richiesta di adesione per partecipare a questo nostro evento online in merito alla Shoah. Inizio dicendo che è importante ricordare per far sì che avvenimenti del genere, episodi del genere, che hanno colpito in maniera atroce la storia dell'umanità, non si ripetano di nuovo. E io sono un docente scolastico, insegno all'Istituto Comprensivo via Roma Spirito Santo di Cosenza. Ed esattamente 3 anni fa ho dato vita ad un progetto rivolto ai più giovani, dove io chiedevo di consegnarmi un elaborato in merito alla Shoah, che poteva essere una storia, una poesia, un disegno, un semplice pensiero creato da loro. Mi sono stati consegnati gli elaborati, ne ho selezionati circa 300 e di questi 300 ne ho fatti un libro pubblicato dalla Santelli Editore di Cosenza che ha per titolo Pensieri, poesie e disegni sulla Shoah, edizioni 2019. Perché ho fatto questa richiesta, ragazzi? Perché di questo progetto? Perché io volevo scoprire cosa fosse rimasto nella mente dei più giovani in merito a questa parola Shoah. Che cos'è che è rimasta nella mente dei ragazzi in merito a questo triste e cruento episodio della nostra storia? E quindi i testi che ho letto sono testi molto toccanti, veramente i ragazzi hanno utilizzato delle parole che veramente sanno toccare l'anima di chi va a leggerli. Però è anche vero una cosa, che circa l'80% di tutti questi elaborati parla sì della Shoah, e di ciò che il popolo ebraico ha subito, ma il tutto è indicato come un qualcosa che si è svolto al di là dei nostri confini nazionali. Quindi si parla della Germania, si parla di Hitler, si parla del nazismo, si parla del popolo ebraico che subisce appunto queste violenze, e poco si parla dell'Italia. Un 20% scarso, pochissimi sono stati coloro che hanno parlato del fascismo, di Mussolini, quasi pochi, cioè per non dire nessuno, ma in pochissimi sono stati quelli che hanno nominato il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, eppure dista pochi chilometri da Cosenza, l'unico campo di concentramento ad essere stato costruito in Italia, il più grande. E quindi questo vedere i testi e vedere che tutto si riferiva a un qualcosa che è accaduto al di fuori dei nostri confini mi ha portato a pensare, a farmi delle domande come docente. Poi un'altra cosa che mi ha portato a fare delle riflessioni è stato quando il 31 gennaio del 2020 leggo una notizia uscita sul Corriere della Sera che appunto dice che circa il 15% della popolazione italiana nega l'esistenza della Shoah. Quindi prendendo i dati che ho citato prima, abbiamo una generazione di ragazzi che sì sa della Shoah, ma è accaduto fuori, quasi quasi è un qualcosa che non tocca a noi italiani. Quindi si sa tutto in maniera molto superficiale. E poi un 15% che nega l'esistenza della Shoah. Questo è qualcosa che porta a riflettere non soltanto me, ma chiunque sente questi dati. Ma la mia domanda è: perché noi dobbiamo ricordare? Perché c'è questa esigenza di avere un giorno della memoria? Semplicemente perché noi siamo tenuti a ricordare una data storica? Semplicemente perché noi siamo tenuti a ricordare determinati numeri di persone che hanno sofferto e sono morte? No, non è solo questo. Noi dobbiamo ricordare per far sì che ciò non si verifichi nuovamente. Perché noi non sappiamo se prima degli anni 40 ci sono state altre Shoah. Noi non sappiamo se in questo momento in cui noi stiamo parlando si stanno verificando altre Shoah di diversa intensità, su popolazioni diverse. Noi questo non lo sappiamo. Quindi è importante chiedersi cosa sta accadendo, cosa è accaduto, per prevenire affinché ciò non si verifichi di nuovo. Tra i nostri ospiti Abbiamo anche la presenza del figlio di Giorgio Perlasca, Franco Perlasca, e di Dina ed Eva, due donne che sono sopravvissute alla Shoah e che sono nate nel campo di concentramento di Ferramonti. La loro presenza è molto importante. Per quale motivo? Perché quando noi parliamo della Shoah, e arrivo con questo alla parte conclusiva del mio discorso, quando noi parliamo di Shoah non dobbiamo limitarci semplicemente a dire Hitler ha fatto questo, o anche Mussolini ha fatto quest'altro, il nazismo ha causato questo, i campi di sterminio hanno causato quest'altro, perché noi parliamo sempre di ciò che è stato negativo. E ovviamente non dobbiamo non ricordarlo, dobbiamo ricordarlo, ma non dobbiamo mettere da parte un'altra realtà, la realtà degli eroi, la realtà di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare quella di persone innocenti destinate a morte sicura. È molto importante questo. Noi tante volte quando apriamo la televisione e seguiamo qualche documentario inerente alla Seconda Guerra Mondiale o che comunque parla della Shoah, noi sentiamo sempre di tutte le violenze che sono state effettuate dal nazismo. Però noi non dobbiamo dimenticare che in Italia ci sono stati circa 700 giusti, 700 persone che hanno messo a rischio la propria vita per salvare altre persone che erano destinate a morire. 700 persone. E la mia domanda è, noi conosciamo queste 700 persone? Noi abbiamo la fortuna di conoscere Giorgio Perlasca, ma di tutti gli altri come mai noi non sappiamo l'esistenza? Ora, ovviamente sappiamo anche di Gino Bartali, il ciclista, ma come mai di tutti gli altri non sappiamo niente? Sembra quasi quasi che le cose in Italia, e questa ovviamente è una mia riflessione personale, sì, sono dette, però sono come coperte da un lenzuolo che non vuole far sì che si vengano a sapere determinate cose. Noi in Italia la storia la sappiamo, ma la sappiamo in parte. Non la sappiamo a 360 gradi. E questo è un qualcosa che ci deve portare a riflettere e portare a cercare la verità. Quindi, arrivato alla conclusione del mio discorso, del mio intervento, io dico è importante continuare la nostra, come docenti, parlando appunto da insegnante, è importante continuare il nostro lavoro di trasmissione della conoscenza ai più giovani. Ed è importante parlare dei nostri eroi, di coloro che hanno agito controcorrente. Solo parlando del bene, io semino altro bene. Solo parlando degli eroi, io inserisco nel cuore di chi ascolta una speranza che nonostante l'onde d'urto della malvagità, della morte, di quanto c'è più di negativo del mondo, ci sono stati degli scogli che si sono alzati e hanno creato un muro di protezione. È importante ricordare, e ricordare a 360 gradi. Grazie per la vostra attenzione, grazie per essere qui insieme a noi e ripasso la parola ad Alessandra. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi nei quasi 15.000 campi di sterminio disseminati nel nord Europa, ma c'è anche chi è venuto alla luce in un campo di concentramento ed è riuscito a sopravvivere. È il caso di Dina Smadarra e Eva Rachel Porcilan, la cui testimonianza ci arriva da 2 comuni vicino a Tel Aviv. Le vostre madri hanno trascorso la gravidanza rinchiuse nel campo di Ferramonti. Come hanno fatto a resistere e a riuscire a farvi nascere? Nel campo di Ferramonti erano molto umani nei confronti delle persone. Gli hanno concesso di vivere una vita normale a confronto dei problemi di quegli anni. I miei genitori Sono stati a Ferramonti per 3 anni. Si sono sposati molte coppie nel campo ed hanno avuto figli. Mia mamma era incinta e l'ha vissuta bene. Soltanto verso l'ultimo mese di gravidanza è stata malissimo. Così l'hanno portata all'ospedale, dove ha trascorso la fine della gravidanza. Io sono nata a Cosenza nell'ospedale. I miei genitori erano giovanissimi. Mia mamma aveva 20 anni, mio papà 25. Si sono sposati prima di arrivare a Ferramonti. Le persone sono state bravissime ed hanno condotto una vita piacevole, dove sono nati tantissimi bambini, non solo io e Dina. Mia mamma mi ha raccontato che ha superato la gravidanza grazie agli italiani che erano lì e che l'hanno aiutata. Anche se quegli italiani non avevano a loro volta di cosa vivere, non gli facevano mancare nulla, dal cibo ai medicinali e tante altre cose. Io sono nata nel campo. Mamma mi ha raccontato che aveva molto latte, quindi ha allattato anche un bambino perché la mamma non ne aveva a sufficienza. Così siamo sopravvissuti. Quando siete state liberate e quando avete capito che eravate vive per miracolo, quel dramma ha condizionato la vostra vita? Io avevo 3 mesi quando sono andata via da Ferramonti. Sono nata a marzo e siamo andati via a giugno. Personalmente ero troppo piccola per ricordare, ma in famiglia si parlava molto di Ferramonti, del comportamento umano che gli italiani hanno avuto verso gli ebrei e la sensibilità delle persone a Tarsia. Per tutta la mia vita, anche adesso che sono anziana ed una nonna, mi rendo conto che ha avuto un'influenza sulla mia vita. Mi trovo sempre a paragonare la mia vita a quella dei miei genitori. Tutto quello che loro hanno passato, dalla guerra, l'olocausto, Ferramonti. E penso, di che cosa si lamentano adesso le persone? Per tutta la mia vita ho sempre pensato a Ferramonti e mi chiedo come hanno potuto fare i miei genitori. La positività del campo è dovuta al fatto che per loro Ferramonti era un paradiso confronto. Mia mamma ci diceva sempre: Ferramonti è un paradiso. Altri membri della nostra famiglia hanno trovato la morte in altri campi. Solo chi si è trovato a Ferramonti è sopravvissuto. La cosa importante è questa e non si deve mai dimenticare. Noi siamo molto grati a voi italiani e la vostra umanità è riportata in tanti libri. La mia storia è uguale a quella di Dina. I miei genitori hanno subito tanto prima di Ferramonti. Mia mamma mi diceva che gli uomini erano forti, più forti del ferro e più morbidi di una piuma. Quando siamo arrivati in Israele, io avevo 11 mesi. La famiglia, sia di mamma che di papà, sono morti tutti nelle camere a gas. Ma mia mamma, testarda, ha voluto cercare qualche familiare ed abbiamo trovato un suo fratello in Cecoslovacchia. L'esperienza a Ferramonti ha avuto un grande impatto sulla mia vita. Mai buttare via il cibo che abbiamo. Non si butta neanche un pezzo di pane. È imperdonabile. Questo ho insegnato alla mia famiglia e ai miei nipoti. E che il valore più importante in assoluto è la famiglia. Gli storici hanno ricostruito gli eventi che portarono all'ascesa del nazismo e al compimento delle sue aberranti finalità, ma altrettanto interessante è leggere da un altro punto di vista quella che Hannah Arendt ha definito la banalità del male. Sentiamo Matteo Fabris, psicologo, e Domenico Panuccio, psichiatra. Parliamo della banalità del male perché a fianco ai responsabili, coloro che hanno progettato, architettato e attuato lo sterminio degli ebrei con spietata e profonda malvagità, troviamo anche persone che invece appartengono alla nostra quotidianità, persone distanti dal crimine, distanti dall'odio, dalla violenza, dagli stessi risentimenti nei confronti degli ebrei, quindi lontani dall'antisemitismo, che pure si sono prestati a entrare in questo meccanismo e in questo orribile progetto che ha portato a sterminare milioni di vittime. Vedevano quindi negli ebrei un nemico, un qualcosa che portava a destabilizzare il gruppo dominante. Allora qui entra in gioco il concetto di identità sociale, quindi quella parte della nostra identità che è legata ai gruppi a cui apparteniamo, come potrebbe essere per voi il fatto di appartenere alla vostra scuola e all'interno di questa scuola la vostra specifica classe. Il nazismo quindi ha portato ad alimentare quei processi che troviamo comunemente nel nostro operare quotidiano, nel nostro vivere sociale, che è l'in-group e l'out-group, una distinzione tra queste due realtà. L'in-group, cioè quel gruppo a cui apparteniamo, pensate ad esempio per chi pratica sport alla propria squadra, e l'out-group, tutto ciò che non è in-group, quindi tutto ciò che è fuori. Alle volte però per innalzare l'in-group o per sentirsi più forti, più coesi e più protetti, serve identificare in maniera sempre più marcata l'in-group rispetto all'out-group, e questo purtroppo coincide alle volte con una svalutazione dell'out-group, quindi dell'altro. In questo caso l'in-group è fu la popolazione tedesca, tutti coloro che si ispirarono all'ideologia ariana, mentre l'out-group erano gli ebrei e le altre minoranze, appunto percepite come una minaccia e raccontate dai media e dalle narrazioni popolari come soggetti atti a destabilizzare il gruppo dominante. Da qui quindi una visione del nemico, in questo caso dell'ebreo, come un soggetto quasi più simile agli animali che agli esseri umani, e pertanto un processo di deumanizzazione che porta a vedere l'altro non come titolare di libertà e di diritti, ma più simile ad un oggetto, qualcosa da estirpare, da condannare. In questo contesto sociale in questo contesto culturale, in questa campagna portata avanti dal regime nazista, prende avvio la persecuzione degli ebrei. Ovviamente all'interno di questo terreno, di questo quadro culturale, si sono fatte avanti persone che hanno aderito fortemente all'ideologia presentata da Hitler e dai suoi seguaci, hanno quindi partecipato e messo in campo e messo in atto degli atti terribili e devastanti proprio in virtù di questa salda adesione, come fosse una vera e propria fede interiorizzata. Tuttavia, vi dicevo prima, abbiamo anche persone che hanno partecipato allo sterminio degli ebrei, in particolar modo i cosiddetti freddi burocrati, cioè coloro che hanno supportato il rastrellamento degli ebrei e coloro che hanno agito quindi in sostegno al regime nazista e questo piano spietato, che erano persone però ordinarie, comuni, lontane dalla criminalità, lontane dalla violenza, forse lontane anche dall'antisemitismo, che però si sono trovate all'interno di un meccanismo molto più grande, molto più articolato di loro, nei quali si sentivano probabilmente in parte protetti rispetto all'autorità e in parte la temevano. Quindi questi fattori sono fattori situazionali che hanno portato delle persone comuni ad agire degli atti orribili, e sentendosi parte di un meccanismo più ampio hanno cercato di focalizzarsi sui loro compiti. Per molte persone è importante essere valorizzati dalle autorità, e questo significa eseguire i compiti al di là del tipo di compito. Comunque molte persone si sono sentite parte di un meccanismo più ampio, come se fossero ingranaggi di una macchina più ampia, e questo gli ha permesso di deresponsabilizzarsi, quindi di vedere le loro azioni come meno gravi rispetto oltretutto a una popolazione che è stata descritta e resa con i termini della deumanizzazione. Ad esempio, per fare un esempio pratico, persone che hanno inserito gli ebrei nelle liste, oppure li hanno segnalati, oppure li hanno accompagnati, se così vogliamo dire, ai vagoni, quei vagoni che si sapeva benissimo dove andavano. Però entrano in moto dei meccanismi molto profondi nella mente umana, per cui davanti al dilemma di salvare se stessi o obbedire all'autorità e salvare l'altro, di fronte a questa dissonanza alcuni individui hanno iniziato a fare a mettere in atto delle razionalizzazioni per spiegarsi quegli eventi, sostanzialmente discolpandosi e sostenendo che il loro compito fosse semplicemente quello di fare una segnalazione, compilare una scheda, fare una visita, che però l'atto finale, quello inteso come più crudele, cioè la sevizia, il togliere la vita, era comunque compito di qualcun altro e non proprio. Quindi non dobbiamo pensare che in questa vicenda ci siano buoni contro cattivi. Abbiamo anche dei buoni che per fattori situazionali, buoni in modo di dire, che per dei fattori situazionali sono trovati a indossare i panni dei carnefici oppure collaborare con loro. Per delle ragioni psicologiche, come dicevo prima, molto profonde, di appartenenza a un gruppo, di appartenenza a un'organizzazione, di timore di disobbedire all'autorità. Questi aspetti hanno interessato molto la psicologia sociale, hanno molto interrogato gli psicologi, che hanno condotto anche degli esperimenti sul tema, e tra questi esperimenti uno dei più importanti è sicuramente quello di Milgram, che ha evidenziato come dei soggetti accettavano gli ordini dell'autorità, che consisteva, rappresentata dal ricercatore, che consistevano nell'infliggere delle pene corporali a una vittima, consistenti in scosse elettriche elevatissime, intensissime. Ovviamente i soggetti sperimentali non sapevano che dall'altra parte la vittima era un attore, la vittima che supplicava di smettere, ma questo esperimento ha reso evidente come le persone anche più comuni, anche più lontane dalla violenza, possono, sotto l'effetto di determinati fattori situazionali, agire delle violenze contro l'altro. Naturalmente questa è solo una piccola parte della storia. Può spiegare la partecipazione di alcuni aggressori alla Shoah solo in determinati ruoli, quelli diciamo meno prossimali probabilmente alle aree in cui lo sterminio avveniva, ma non per questo diciamo meno importanti e meno nefasti per la vita di queste persone. Questa è solo una piccola parte, perché oltre a questi, come dicevamo in apertura, ci sono persone che invece hanno utilizzato questa situazione per fare del male, per fare molto male, per dare atto a quello che era diventata una credenza interiorizzata, quindi per sfogare il proprio odio, il proprio risentimento attraverso delle azioni umilianti, devastanti, degradanti, finanche, come sappiamo bene, privando gli altri della vita stessa. Diciamo, per aprire una riflessione sull'importanza assoluta di non dimenticare questa storia, di non dimenticare quanto è accaduto all'interno della Shoah, e soprattutto per vigilare sul fatto che Dobbiamo stare attenti che questi tempi bui in qualche modo non ritornino. Quindi questo è per dirvi, non per spaventarvi, ma per suggerirvi di interessarvi ai fenomeni sociali con una prospettiva molto critica, molto complessa, e soprattutto perché questa storia orribile non deve essere dimenticata e deve insegnarci a sviluppare quegli anticorpi che ci servono per contrastare nel presente e nel futuro la possibilità che queste situazioni si ripetano. Vi parlavo prima di in-group ed out-group, quindi dell'umiliazione, della deumanizzazione di altri gruppi umani che non appartengono al nostro, con i quali non ci sentiamo molto vicini per continuità territoriali e culturali. E se osservate bene, alcuni di questi aspetti oggi li rivediamo sotto tante forme. Quindi dobbiamo, vi racconteranno durante questo convegno che l'antisemitismo, lo stesso antisemitismo, è ancora purtroppo molto presente. L'anticorpo principale, a mio avviso, è quello della cultura e della conoscenza, dove per cultura e conoscenza intendo anche la cultura e la conoscenza dell'altro. Quindi il mio suggerimento è quello di andare a scoprire il mondo, informarvi, fare esperienza, studiare anche, ma parlare anche con l'altro, con quello che pensiamo essere così diverso da noi. Non c'è nulla di male nel riconoscersi come parte di una città, nella propria identità, come parte di una città, di una nazione, di una regione, ma possiamo fare uno sforzo in più e pensare che oltre a questo facciamo parte anche di un grande in-group, che è quello dell'umanità, e che quindi il prossimo, quello che discriminiamo, forse è molto più simile a noi di come non pensiamo. Buongiorno a tutti, sono il dottore Panuccio, responsabile del reparto psichiatria dell'ospedale di Polistena. Oggi parlerò della psicologia dell'Olocausto, la sindrome del sopravvissuto. Quando nel 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di Auschwitz, si disse che era finito un incubo. Quel che era finito era l'incubo reale, ma quel che iniziava era il dolore personale e i molti incubi che hanno tormentato e continuano a tormentare le notti dei sopravvissuti alla Shoah. L'essere stati spogliati dalla dignità di esseri umani, ridotti a null'altro che a numeri, a prede da inseguire. Le ferite ai sensi di colpa dovute a un periodo di vita vissuto in modo inumano hanno lasciato profondi segni nell'animo di questi uomini e donne. La comunità scientifica per molto tempo non ha compreso la specificità della sofferenza psicologica legata alla Shoah, affacciandosi su questa materia solo molto tardi, e consecutivamente ha iniziato a elaborare strumenti per porvi rimedio. Fino agli anni 70 queste patologie venivano assimilate ai traumatismi di guerra. Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine dell'Olocausto sulle vittime, si è parlato in psicologia della sindrome del sopravvissuto. Essa include i sintomi come il senso di colpa per essere sopravvissuti, rabbia e ansia, disturbi del sonno, flashback, ipervigilanza, depressione e incapacità di stabilire legami profondi. Il trauma di questa esperienza estrema ha continuato da allora in poi a condizionare la vita dei sopravvissuti all'Olocausto e a influire sulle loro relazioni con le coniugi e con i figli. Nel 1945 non si prevedeva che gli effetti del trauma sarebbero dilagati oltre che alla generazione delle vittime e avrebbero coinvolto anche i figli. I terapeuti che avevano ancora i figli di sopravvissuti riportavano la sensazione di parlare con persone morte. Questi figli avevano dentro di sé le voci e i gesti dei morti, vivevano e sovrannavano gli incubi dei genitori. La quantità di spazio psicologico che il passato del genitore occupa nell'esistenza attuale del figlio è tale che deve rinunciare al diritto di esistere nel proprio presente. Il trauma non riguarda soltanto l'accaduto, gli avvenimenti in sé, ma anche la reazione indescrivibile dei genitori allo sterminio di cui sono stati testimoni e che non hanno potuto impedire. Il figlio avverte il terrore, la vergogna e il senso di colpa del genitore per un qualcosa che avrebbe dovuto impedire ma senza esserci riuscito. Finché non riesce a traghettare il genitore fuori dalla realtà dei campi di concentramento, il figlio di un sopravvissuto non si sente autorizzato a vivere la propria vita. Perché ti capita una roba simile? Non è giusto, è vero, tu fai un solo sbaglio. E qual è stato lo sbaglio che hai fatto? Lo sai, dillo. Ho resistito, sono riuscito a salvarmi. I protagonisti di questo dialogo immaginario sono il giovane ancora Jarrett e il dottor Berger, due personaggi del film Gente Comune, dove Conrad affronta il ricordo della morte accidentale del fratello prediletto. Non è il dolore del lutto però ad avermi spinto a tentare il suicidio, ma la percezione di aver fatto qualcosa di sbagliato, non morendo insieme a lui o al suo posto. Sopravvivere a un evento traumatico come persecuzione, disastri naturali e attacchi terroristici, mentre altri non ce l'hanno fatta, può scatenare un senso di colpa molto forte, a volte intollerabile. Lo sapeva bene Primo Levi, che diceva: i salvati dell'Agre non erano i migliori, i predestinati al bene, i datori di un messaggio. Quanto io avevo visto e vissuto dimostrava l'esatto contrario. Sopravvivevano di preferenze i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili, i collaboratori della zona grigia, le spie. Non era una regola certa, non c'erano né ci sono nelle cose umane regole certe, ma era pure una regola. Mi sentivo sì innocente, ma intruppato tra i salvati e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti, i migliori sono morti tutti. Primo Levi scrutò il rimorso e la depressione nei suoi libri e i biografi concordano nel ritenere che si sia suicidata a causa, almeno in parte, dei suoi ricordi dell'esperienza di Auschwitz. E proprio nei superstiti dell'Olocausto fu per la prima volta riconosciuta quella che all'epoca venne chiamata la sindrome dei campi di concentramento e oggi è nota come la sindrome del sopravvissuto, una condizione psicologica che può condizionare chi ne è affetto fino a comprometterne gravemente l'adattamento sociale, scolastico o lavorativo. In misura minore può anche verificarsi in circostanze diverse dalla morte, come per chi è stato risparmiato un licenziamento che invece ha colpito altri. Non è necessario che il sopravvissuto col proprio comportamento abbia causato la morte altrui e nemmeno che l'abbia desiderato, così sia disinteressato al loro destino. Il malessere deriva principalmente dalla percezione che sia stato violato un principio di equità. Perché io e non altri? Perché pur non essendo degno di privilegi e non avendo fatto nulla per guadagnarmelo sono stato risparmiato al caso, al posto di persone che probabilmente lo meritavano come più di me? Questa domanda, destinata a rimanere non risolta, finisce per generare ruminazione, rielaborazione ciclica, ossessiva e non risolutiva dell'esperienza emotiva e di conseguenza ansietà e depressione, disturbi al sonno e incubi, perdita di motivazione e sbalzi d'umore e in alcuni casi anche disturbi psicosomatici. Particolarmente preoccupante è il ritiro dalla vita sociale. Il paziente si identifica con la sua colpa percepita e cerca di isolarsi dagli altri, ritenendosi nocivo per loro. La sindrome del sopravvissuto è stata derubricata alla lista di disturbi mentali specifici per essere riclassificata come manifestazione particolare di disturbo post-traumatico da stress. È singolare come la sindrome si possa manifestare anche se il trauma è stato vissuto a livello non consapevole. Questo si manifesta per esempio nel caso di bambini nati dopo che i propri genitori avevano terminato altre gravidanze o di parti gemellari in cui uno dei due nascituri non sopravvive. In quel caso si può sviluppare una paradossale coesistenza di senso di colpa e di una sensazione di onnipotenza e megalomania, spesso accompagnata da un aumento da esposizione al rischio o di un comportamento istrionico. Un esempio celebre è Elvis Presley. Durante un'intervista televisiva, un suo amico dichiarava che Elvis aveva l'impressione di aver assorbito il pronunciamento a discapito del fratello gemello, causando la morte in utero. Come nel caso di molti disturbi di matrice psicologica, non esiste un approccio univoco per trattare la sindrome del sopravvissuto, anche considerando che le sue manifestazioni cliniche dipendono fortemente dal profilo psicologico della persona che ne soffre. La strategia più sensata è la terapia cognitivo-comportamentale. L'evento viene vissuto e valutato alla luce di quello che il paziente è diventato nel frattempo e delle altre esperienze vissute, mentre si correggono eventuali errori di ragionamento implicito che lo portano a distorcere il proprio ruolo in quanto accaduto, addossandone la responsabilità. I farmaci antidepressivi possono contribuire a migliorare il quadro clinico, ma solo se si affiancano a un percorso che permette al paziente di raggiungere un atteggiamento positivo, non giudicante nei propri confronti, smettendo di identificarsi con i propri sentimenti di inadeguatezza. Il regime del terrore va di pari passo col dilagare della paura. Chi diventa delatore, chi si gira dall'altra parte, chi finge di non sapere. Eppure in quel mondo ci sono state donne e uomini eroi, un nome per tutti, Giorgio Perlasca, ed è per noi un grande onore avere ospite proprio oggi il figlio di Giorgio Perlasca, Franco. Perlasca, ci racconta che cosa ha fatto suo padre? Molto semplice quello che fece. Mio padre si trovava a Budapest per motivi di lavoro, commerciava in carne in quel periodo. Arriviamo al 1944, cominciano le persecuzioni in Ungheria. L'Ungheria è stato uno strano paese, perché le persecuzioni sostanzialmente verso gli ebrei sono iniziate nella tarda primavera del 1944. Prima, tutto sommato, gli ebrei ungheresi vivevano decentemente, quantomeno non andavano nei campi di sterminio per tutta una serie di motivazioni. Cambia tutto però nella primavera del 1944, quando Hitler capisce che la guerra va male, ma soprattutto si rende conto che l'unica grande popolazione ebraica rimasta intatta in Europa è quella ungherese, oltre 900.000 persone. E allora iniziano le persecuzioni. Arriva la Wehrmacht che invade sostanzialmente il paese, che è un paese alleato, e iniziano i trasferimenti verso i campi di sterminio. Mio padre si trova anche lui in pericolo in quel momento. Perché? Perché l'8 di settembre del 1943 ha fatto una scelta di non aderire alla Repubblica di Salò. È rimasto fedele al giuramento prestato al re e quindi è diventato un nemico. Va all'ambasciata spagnola, lui ha combattuto come volontario in Spagna con le truppe del generale Franco, quindi quando torna in Italia nel 1939 ha anche una sorta di lettera del generale Franco, che dice più o meno: se ti presenti con questa lettera in qualsiasi ambasciata spagnola del mondo avrai un aiuto. Va all'ambasciata spagnola di Budapest, dove trova il vero diplomatico spagnolo Sanz Briz, gli presenta la lettera e in base a questa lettera gli viene dato immediatamente un documento regolare, un passaporto regolare, e lui diventa spagnolo, Giorgio Perlasca, e inizia a collaborare con la Spagna, che assieme ad altri paesi neutrali cercava già di aiutare gli ebrei proprio per salvare questi ebrei ungheresi. Poi il primo dicembre, arriviamo al primo dicembre del 1944, vi è un colpo di scena. Come in tutte le grandi storie, vi è il colpo di scena. Sanz Briz se ne va, lascia Budapest, va in Svizzera per tanti motivi. Offre anche a mio padre la possibilità di seguirlo. Mio padre alla fine, il giorno dopo, quando deve decidere, decide invece di rimanere a Budapest. Si autoproclama nuovo rappresentante diplomatico della Spagna e in questa maniera riesce a salvare oltre 5.200 ungheresi di religione ebraica. Com'è che lo fa? Sostanzialmente in tre maniere. Primo, dando dei salvacondotti a queste persone. Sono dei salvacondotti diversi dagli altri, più importanti oserei dire, perché mettono assieme anche un aspetto legale e giuridico, si basano sulla storia. Gli altri che venivano dati dalle potenze neutrali che erano lì presenti erano salvacondotti umanitari, belli, importanti, finché vogliamo, però non erano decisivi. Questi invece si basano su due fatti storici. 1492 Isabella la Cattolica caccia gli ebrei dalla Spagna, gli ebrei sefarditi, che poi si disperdono per tutto il mondo, per tutta l'Europa. Quindi presumibilmente 500 anni dopo vi sono loro discendenti anche in Ungheria. Secondo una legge del 1924 del primo ministro Primo de Rivera, spagnolo, che ridà richiesta la cittadinanza spagnola a questi ebrei sefarditi che potevano dimostrare in qualche maniera questa ascendenza ovviamente spagnola. Mixando questi due elementi nasce il salvacondotto, che recita più o meno così: i vostri parenti in Spagna hanno chiesto per voi la cittadinanza spagnola che viene concessa, il viaggio non è possibile, quindi rimanete qui sotto la protezione del governo della bandiera spagnola. Queste persone con questo documento, che viene più rispettato rispetto agli altri ovviamente, perché ha questa base legale e giuridica, vengono messi in alcune case protette, grandi palazzi più che altro, 8 palazzi. Alla fine saranno 5.200 circa persone. Una storia meravigliosa, ma che per decenni è rimasta totalmente sconosciuta. Assolutamente, sarebbe rimasta nel silenzio più totale. Perché quando, e questa è una storia nella storia, Quando Giorgio Perlasca rientra e siamo nella tarda primavera, inizio stato del 45, rientra in Italia, non racconta niente a nessuno, non racconta niente a mia mamma. Io sono nato un po' di anni dopo, nel 1954, nemmeno a me ha raccontato assolutamente nulla. Ricordo che quando ero ragazzino certamente raccontava qualche piccolo episodio di quando aveva vissuto a Budapest, ma erano episodi di vita personale, cosa c'era di bello da vedere a Budapest, cosa si mangiava di particolare in Ungheria in quel periodo, cose di questo genere. Sullo sfondo certamente c'era la guerra, ma null'altro. Quindi nemmeno a me ha raccontato assolutamente nulla. Però ha fatto una cosa che è diventata importante poi per il proseguimento di questo racconto, di questa storia molto particolare. Ha scritto una sorta di memoriale diario. Perché? Perché ci teneva a far sapere sia alla Spagna sia all'Italia quello che era avvenuto e che quello che aveva fatto non l'aveva fatto per un tornaconto personale, ma per un motivo umanitario che certamente non poteva dispiacere né all'Italia né alla Spagna. Quindi passa sostanzialmente l'estate del 45 a scrivere questo memoriale. Sono circa 110-120 pagine dattiloscritte che riassumono giorno per giorno quello che è avvenuto in quei mesi terribili. Il 13 di ottobre del 1945 va a Roma, abitava a Trieste, prende il treno e va a Roma, un viaggio allora lungo, e consegna una copia di questo memoriale all'ambasciata spagnola, all'ambasciatore spagnolo, e la seconda copia fa un ministro del governo italiano che lui conosceva, De Gasperi. Però non succede assolutamente nulla. Passano i giorni, passano le settimane, i mesi, gli anni, a nessuno interessa questa storia. Lui se la mette tranquillamente via, anche perché deve affrontare il dopoguerra che non è stato semplice per nessuno e soprattutto non è stato semplice per lui. Siamo a fine degli anni '80, il muro di Berlino comincia un po' a scricchiolare e l'Ungheria allora era il paese più libero del blocco sovietico. Alcune donne ebree ungheresi non avevano dimenticato quel diplomatico, ma semplicemente fino a quegli anni non avevano mai potuto pensare di cercare qualcuno al di là della cortina di ferro che divideva l'Europa in due. Appena cominciano ad avere delle libertà, cominciano a cercarlo, mettendo assieme dei pezzi della sua storia, chiedendo notizie anche alle comunità ebraiche in Occidente. E alla fine, sono state molto brave, non trovano un diplomatico in pensione a Madrid, ma trovano un pensionato italiano di circa 80 anni a Padova, in via Marconi, numero 13, dove lui abitava. Se non fosse stato per lo scricchiolare del muro di Berlino, probabilmente la sua storia sarebbe andata dispersa, perché morì 3 anni dopo, nel 1992. Lei non ama sentir parlare di eroi? Secondo me c'è, non è che disprezzo assolutamente il termine eroe, perché nel nostro lessico normale quotidiano è una parola estremamente positiva. Però a me piace molto più la parola giusto, perché mi riaggancio anche a quel racconto della tradizione ebraica che secondo me è stupendo, che dà la definizione dei giusti. Esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno di esserlo. Ma quando il male sembra prevalere, escono allo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle loro spalle e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Ma finito questo periodo hanno la grande capacità, la grande umiltà, nel senso più alto del termine, di tornare a fare quello che facevano prima, dimenticando in sostanza quello che hanno fatto, per un motivo molto semplice: ritengono di aver fatto esclusivamente il proprio dovere di uomini, nulla di più e nulla di meno. E in effetti Yad Vashem, che è l'istituto in Israele che dà questo titolo, mette vari paletti per darlo. I primi sono, secondo me, i più semplici, più naturali, più logici: aver salvato almeno la vita di un ebreo in quel periodo, a rischio della propria e senza aver avuto qualcosa in cambio. L'ultimo è quello più interessante, secondo me, più bello, ed è questo: la storia non può essere raccontata direttamente dalla persona interessata, ma deve essere raccontata da persone terze, i salvati, i testimoni, i sopravvissuti. Dopo, solamente dopo, la persona interessata può aggiungere particolari, dare la sua versione dei fatti, dire quello che vuole. Dopo, però. Perché? Perché appunto introduce la grande differenza che c'è tra il concetto di eroe e il concetto di giusto. Chi è l'eroe, banalmente? È quello che fa durante la propria vita qualcosa di bello, di buono, di importante, però poi ci vive un po' sopra. L'eroe invece chi è? È un eroe ingiusto, chi è? Un eroe, oserei dire, a tempo. Il tempo strettamente necessario per fare quello che deve fare, qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, ma finito quel periodo ha la grande capacità, la grande umiltà di tornare a fare quello che faceva prima, perché pensa, ritiene, senza retorica, di aver fatto esclusivamente il proprio dovere di uomo, nulla di più e nulla di meno. Torniamo ora agli anni, a quegli anni bui, agli anni delle persecuzioni razziali, delle leggi razziali. Perché il regime fascista, dapprima tollerante nei confronti degli ebrei, cambiò radicalmente atteggiamento sul finire del 1938? Una riflessione dallo storico Mark Surrey. Fascism existed in Italy long before the advent of fascism. L'antisemitismo non è iniziato nell'Italia del XX secolo. È esistito in qualche forma per tutta la storia. E se non altro, gli ebrei italiani hanno iniziato il 1900 in una posizione relativamente sana. Quindi, cosa è successo e cosa è andato storto? Al tempo della marcia su Roma di Mussolini, un importante fascista italiano, chiamato Ettore Ovazza, sostenne che c'erano più di 1000 ebrei nell'esercito di Garibaldi. Nel corso di una generazione l'Italia era passata dall'essere uno dei paesi più arretrati e repressivi d'Europa ad essere uno dei più tolleranti. Per alcuni decenni gli ebrei italiani ebbero un livello di accettazione probabilmente senza paragoni in qualsiasi altro paese del mondo. Per esempio, nel 1910 un ebreo italiano chiamato Luigi Luzzatti fu eletto primo ministro. Nella prima guerra mondiale l'esercito italiano aveva 50 ufficiali generali ebrei e nel 1920 19 dei 150 senatori italiani erano ebrei. Questo livello di accettazione si rifletteva in un tasso di matrimoni misti del 43,7% secondo il censimento del 1938, 4 volte più alto che in qualsiasi altro paese europeo. Così, nel 1938, anche se secondo le affiliazioni sinagogali c'erano solo 40.000 ebrei italiani registrati, se si includevano i secolari e non affiliati, quelli con genitori sposati tra loro e gli ebrei marrani segreti che erano andati in clandestinità per generazioni per sfuggire alle persecuzioni condotte dal Vaticano premoderno, molti storici stimano che il vero numero di coloro che in Italia sono di origine ebraica sia vicino a 200.000. Gli ebrei erano tutt'altro che perseguitati nei primi tempi del fascismo italiano. Infatti, la percentuale di ebrei tra i membri del partito era insolitamente alta. Secondo Ettore Ovazza, 230 ebrei parteciparono alla marcia su Roma di Mussolini, compresi 87 ufficiali. Suo padre, Ernesto Ovazza, era il capo della comunità ebraica di Torino, ma pubblicò anche un giornale fascista italiano, chiamato La Nostra Bandiera. Tuttavia, c'era opposizione. Per esempio, i leader socialisti Claudio Teves e Renato Modigliani e il leader del Partito Comunista Umberto Terratini erano tutti ebrei. La comunità ebraica italiana tenne una giornata della fede nel 1935, unendosi agli italiani di tutto il mondo in un esercizio patriottico. Suonò l'inno reale, Marcia Sabauda, ma fu tutt'altro che politicamente neutrale. Suonò anche Giovinezza, un inno fascista, lodò Mussolini e regalò fedi nuziali, mentre il rabbino Aldo di Roma dichiarava «Date il vostro oro alla patria», mentre un altro rabbino guidava le preghiere per l'invasione dell'Etiopia. Mussolini stesso dichiarò al congresso del partito del 1932 che l'antisemitismo non esiste in Italia. Gli italiani di origine ebraica hanno dimostrato di essere buoni italiani. Com'è cambiato così radicalmente e così rapidamente? La morale è: state attenti a chi vi scegliete come amici. Fu l'invasione dell'Etiopia a sconvolgere completamente lo status degli ebrei e dell'ebraismo nell'Italia fascista. Gran Bretagna e Francia si opposero, dichiarando sanzioni all'Italia. L'Italia rimase perplessa dal livello della loro ipocrisia. Gran Bretagna e Francia possedevano la maggior parte dell'Africa. Perché avrebbero dovuto lamentarsi di un alleato che annetteva una parte non reclamata dello stesso continente? Questo ha agito come il fattore scatenante perché l'Italia lasciasse gli alleati e si unisse invece all'asse. Ma Hitler e Goebbels erano ben consapevoli delle relazioni di Mussolini con gli ebrei, inclusa la sua amante. A volte la storia si può imperniare su questi dettagli, ed essi fecero dell'adozione dell'antisemitismo una condizione per l'Italia affinché cambiasse schieramento. Se questo non fosse successo, l'Italia avrebbe potuto combattere la Seconda Guerra Mondiale dalla parte degli alleati, perché Mussolini non era stato amico di Hitler fino a quel punto. Invece l'Italia entrò in guerra tardi, dalla parte sbagliata e a malincuore, prima di cercare di cambiare parte a metà strada. Questo non è il modo raccomandato di combattere una guerra ed è un tragico contrasto con il modo in cui fu in grado di sbarazzarsi contemporaneamente di Francia, Austria e Spagna e guadagnare unità e indipendenza meno di un secolo prima. Ha anche portato all'improvvisa adozione dell'antisemitismo e alla promulgazione delle leggi razziali da parte del governo italiano. Le leggi razziali del 17 novembre 1938 limitarono seriamente i diritti civili degli ebrei. I loro libri furono proibiti ed essi furono esclusi dalle cariche pubbliche e dall'istruzione superiore. Ulteriori leggi li spogliarono anche dei beni finanziari e limitarono i loro viaggi, mentre imponevano l'esilio interno nelle loro città di residenza. Prima delle leggi razziali, una campagna mediatica aveva dichiarato la superiorità razziale europea e il 6 e 7 di ottobre il Gran Consiglio Fascista di Roma aveva approvato una dichiarazione pro-tedesca. Nel frattempo era stato convocato il Manifesto degli Scienziati Razziali, che proclamava che gli italiani erano di razza ariana e che quindi gli ebrei non erano italiani, in quanto faceva una netta distinzione tra europei ed altri. Agli ebrei fu proibito ogni rapporto sessuale con altri italiani e i matrimoni tra consanguinei persero il loro riconoscimento e ne fu previsto lo scioglimento formale. Miti antisemiti vecchi di secoli, come notoriamente inventati, protocolli dei vecchi di Sion e la propaganda quasi darwiniana sulla purezza unica del sangue e del suolo italiano, furono entrambi distribuiti dal partito fascista. Le leggi razziali del 1938 furono peggiori e andarono oltre la prima ondata di Hitler del 1933. Furono applicate anche ad altri gruppi minoritari. Per esempio, la legislazione italiana del 1938 fu applicata per perseguitare i protestanti, in particolare i pentecostali, l'8% dei quali morì in guerra. Tuttavia, le leggi razziali erano lungi dall'essere totalmente accettate dalla popolazione italiana. Guido Leto dell'Ovra, la polizia segreta di Mussolini, affermò che c'era poco sostegno pubblico alla campagna antisemita e che la protezione degli ebrei stava emergendo quotidianamente. Quegli ebrei che erano attivi e visibili, come il chimico Primo Levi, si trovavano arrestati e mandati in prigione o nei campi di concentramento. Ma in generale, se il singolo ebreo era discreto, era normalmente abbastanza al sicuro. Questo era in gran parte il risultato del nepotismo prevalente nella cultura italiana e, poiché gli ebrei italiani erano stati più integrati in Europa, la maggior parte aveva vecchi amici e soci che erano ufficiali dell'esercito, poliziotti, preti, impiegati comunali e sindaci, che potevano o guardare dall'altra parte e ignorare la situazione, o rilasciare falsi documenti cattolici o civili per nascondere l'identità ebraica dell'amico che cercavano di proteggere. Una volta che l'Italia entrò in guerra, e soprattutto dopo che ci fu una presenza militare tedesca sul suolo italiano, il genio creativo italiano per aggirare l'autorità fu davvero messo alla prova. Per esempio, il film Porta del Cielo del 1943 fu deliberatamente girato con comparse ebree, in modo che potessero essere salvate da una deportazione di massa, che fu infine interrotta dal pagamento di un sostanziale riscatto nel settembre del 1943. Padre Rodolfo, della metropolitana di Assisi, fece vestire gli ebrei da monaci e suore per evitare l'attenzione dei soldati tedeschi. Altre strategie così creative sono documentate nel libro di Elisabeth Bettina, It's Happened in Italy. La protezione italiana degli ebrei fu rafforzata dal rifiuto dell'esercito italiano di assistere alle deportazioni. Questo non solo salvò vite italiane, ma gli ebrei francesi a Nizza, gli ebrei greci ad Atene e gli ebrei a Tunisi furono tenuti relativamente al sicuro rispetto alle aree vicine, che erano tutte sorvegliate dall'esercito tedesco. Questo fece infuriare Goebbels. Gli italiani sono estremamente permissivi nel loro trattamento degli ebrei. Proteggono gli ebrei italiani e a Tunisi e nella Francia occupata non permettono che siano deportati o costretti a portare la stella di David. Questo dimostra ancora una volta che il fascismo non scende veramente ai fondamentali, ma è superficiale riguardo a questioni di vitale importanza. Nel 1943, in seguito all'invasione alleata della Sicilia, il colpo di Stato di Badoglio portò alla rimozione di Mussolini dall'incarico e all'instaurazione di un armistizio pro-alleati, mentre la simpatia formale dell'Italia faceva un salto di qualità in piena guerra. In seguito Mussolini sarebbe fuggito e avrebbe istituito la Repubblica Sociale Italiana come fantoccio tedesco nel nord-est. Ciò nonostante, 8.000 ebrei furono uccisi, una quantità sproporzionata proveniente dal nord-est, a Venezia, Modena, Padova e soprattutto Trieste. Solo la Danimarca ha salvato una percentuale di ebrei superiori a quelle dell'Italia. E infine, tutti hanno la responsabilità personale di opporsi all'antisemitismo o a qualsiasi altra forma di discriminazione. Quando l'ostilità aumenta, se chiudiamo un occhio, la vittima finale della persecuzione potrebbe essere il mio più caro amico. Potrei essere persino io. Franco Perlasca ha un compito straordinario, non solo quello di onorare la memoria di suo padre, ma anche quello di far capire ai giovani quanto sia pericoloso seminare odio. E oggi la rete, purtroppo, amplifica segnali d'odio pericolosissimi. Sentiamo Silvia Brena, giornalista esperta di Vox Diritti. Buongiorno a tutti e grazie per l'ascolto. Io sono Silvia Brena, sono cofondatrice di Vox Diritti, un'associazione che si occupa di diffondere la cultura dei diritti e che da 5 anni mappa l'odio online attraverso una ricerca coordinata appunto dalla nostra associazione, a cui partecipano 4 università, l'Università Statale di Milano, la Sapienza di Roma, Aldo Moro, l'Università Aldo Moro di Bari e l'Università Cattolica, e che mappa appunto i discorsi d'odio. Abbiamo scelto di mapparli su Twitter e uno dei focus principali della nostra ricerca è proprio l'antisemitismo. È durata da marzo a settembre, abbiamo mappato 6 categorie che sono categorie storicamente a rischio di discriminazione, quindi le donne, gli ebrei, i musulmani, le persone omosessuali, le persone con disabilità e i migranti. Questi sono i risultati. Come vedete, la categoria più colpita sono le donne e gli ebrei in secondo piano, e via via migranti, musulmani, omosessuali, disabili. È una tendenza che negli anni si ripercuote. Quello che però va registrato, queste sono appunto le rilevazioni degli anni precedenti, quello che va registrato è un aumento esponenziale dell'antisemitismo. Da quando siamo partiti con le rilevazioni del 2016 era di fatto una delle categorie meno prese di mira, oggi siamo invece appunto alla seconda categoria. L'altro elemento che volevo sottolineare è la pervasività del fenomeno. Noi mappiamo Twitter perché Twitter consente di geolocalizzare i messaggi, vale a dire che ci consente di capire da dove arrivano i messaggi d'odio, dove sono originati, quindi quali sono le zone in Italia a più alto rischio di intolleranza. Ecco, questa è la termografica, ne ricaviamo delle mappe termografiche, quindi come le sorte di TAC dell'Italia, dove le zone più scure indicano appunto la maggior parte, l'incidenza maggiore di tweet di odio. E come vedete una grande concentrazione è attorno alla pianura padana e un'altra è nella zona romana. C'è stata un'evoluzione negli anni, perché negli anni abbiamo visto che si è passati da una concentrazione soprattutto attorno al Lazio e a Roma, che è una zona che anche per una storia, perché c'è stato il più importante insediamento ebraico, e ci sono stati nei secoli, anzi, i pogrom più importanti, quindi diciamo che è una zona che dal punto di vista del confronto e anche appunto dell'intolleranza verso gli ebrei ha un tracciato storico, e si è passati appunto da questa zona invece a una pervasività, come abbiamo visto, e quindi a una sua diffusione in altre zone d'Italia, a indicare quasi appunto una rilevanza, uno scoppio dell'antisemitismo. L'altro elemento che andiamo a rilevare è quella che chiamiamo l'incidenza dei picchi, cioè cosa succede quando noi registriamo un aumento esponenziale dei picchi di odio, quali sono i fatti in qualche modo che scatenano la rete. Beh, questi sono i fatti che abbiamo registrato nel corso del 2020, quindi prima di tutto il 25 aprile, la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo, e che ha scatenato tweet antisemiti. Il secondo elemento è la denuncia dell'onorevole Fiano di essere stato appunto oggetto di odio online, e il terzo elemento molto forte è stato il compleanno purtroppo della senatrice Segre. E così come si concentra a utilizzare ancora oggi quella che noi chiamiamo la semantica dell'odio, cioè delle parole che si rifanno a degli stereotipi purtroppo usurati da una parte, perché storicamente usurati, ma dall'altra parte purtroppo ancora attuali. E sono esattamente gli stessi stereotipi che hanno mosso l'antisemitismo nei secoli in Europa, dai pogrom medievali, e ancora dobbiamo ritornare alla Shoah per ricordarci come i nazisti, la prima cosa che hanno fatto è stata quella di deumanizzare gli ebrei, chiamandoli zecche, chiamandoli animali, chiamandoli topi, come sappiamo, e poi privandoli addirittura della loro soggettività, cioè privandoli del nome e cognome, attribuendogli un numero, quasi che, e oggi lo sappiamo, la storia personale e la memoria di cui ciascuno di noi è portatore è la cifra che fa di noi degli individui e che quindi è il primo elemento che ci serve per combattere la discriminazione e l'intolleranza. Queste sono le città dove è maggiormente diffuso l'antisemitismo, quindi vediamo Roma, il bollino giallo è quello che identifica l'antisemitismo, quindi vediamo Roma, vediamo Milano, vediamo Torino e poi vediamo prima Firenze, poi Torino e poi a scorrere le altre città. Quando si attraversano periodi di forte tensione sociale, di grandi paure, come quello che stiamo attraversando, le categorie che tendono a essere più colpite sono quelle che rappresentano dei pericoli in qualche modo, che sono considerate estranee al tessuto sociale e quindi portatori in qualche modo di elementi che possono essere asincronici rispetto a quello che stiamo vivendo e quindi pericolose. Non a caso gli ebrei e le donne, che sono portatori anche appunto di diversità, di elementi di tra 15 virgolette contaminazione, sono in questo momento molto presi di mira. Ma quello che chi si occupa di discorsi d'odio ha in qualche modo il dovere anche di mettere in primo piano, e quello è la grande domanda degli studiosi oggi, è che rapporto c'è tra il discorso d'odio, il cosiddetto hate speech, e i crimini di odio. Cioè è vero che, o può essere vero che il discorso d'odio e quindi lanciare le contumeglie, insulti via social possa portare all'atto, all'azione violenta? Beh, purtroppo molte ricerche nel mondo stanno dimostrando che questo è possibile. Quello che però ha consentito la diffusione dei discorsi d'odio è stato l'introduzione di un algoritmo da parte di Facebook in primis e poi da parte degli altri social che ha portato alla creazione di quelle che chiamiamo echo chambers, cioè camere dell'eco. Cosa succede? Succede che se io posto, poniamo che io sia un antisemita, posto un contenuto polarizzato al negativo, cioè un contenuto che dice gli ebrei sono tutti usurai, e lo scrivo sul mio profilo Facebook. A questo punto ricevo dei like. Questi like fanno sì che io venga immesso, cioè le persone, come funziona l'algoritmo? L'algoritmo funziona per segmentazione, cioè ogni volta che io metto un like, ve ne sarete accorti, chiunque ha dei profili Facebook o Instagram o sugli altri social sa che i social oggi funzionano così, cioè noi siamo spinti a vedere i contenuti e i post e le clip e i video delle persone a cui mettiamo più spesso dei like. Ecco, sono queste le echo chambers, cioè sono dei luoghi virtuali nei quali veniamo spinti di persone che la pensano nello stesso modo rispetto a noi, che hanno lo stesso tipo di attitudini, lo stesso tipo di abitudini. Ma questo da un punto di vista, come ci spiegano gli psicologi, dal punto di vista della creazione del consenso, diciamo così, è molto pericoloso, perché se io sono un antisemita convinto e inizio appunto a postare dei contenuti fortemente antisemitici, cioè per esempio gli ebrei sono tutti usurai, e questo mio contenuto entra in una camera dell'eco, quindi trova persone che la pensano come me, io non ho possibilità di confronto, cioè non mi confronto con delle opinioni diverse, non ho la possibilità di confrontarmi e di avere accesso anche a dei punti di vista diversi, e quindi il mio pregiudizio, il mio stereotipo si rafforza, perché se io mi trovo di fronte a persone che dicono ma certo non solo gli ebrei sono tutti usurai, ma sono pure ladri, sono pure lobbisti, sono quelli che ci fregano il lavoro, ecco che il mio pregiudizio si rafforza. E quindi rafforzandosi rafforza anche il mio convincimento, e queste sono le camere dell'eco, quindi questo contenuto di odio viene in qualche modo viralizzato. Allora, come si fa a contrastarlo? Ormai tanti studi lo raccontano. Come dicevo prima, noi sappiamo che sui social i contenuti che hanno la possibilità di viralizzare meglio, quindi di diffondersi meglio, sono di due tipi: quelli fortemente negativi, ma anche quelli fortemente positivi. Allora, ci sono emozioni negative, ci sono emozioni positive. Per contrastare i discorsi d'odio sappiamo che è importantissimo in qualche modo centrarsi sulle emozioni positive e costruire delle emozioni, dei contenuti in grado di dar vita a delle eco chamber a positivo. Vuol dire parlare di empatia, vuol dire parlare di coesione, vuol dire parlare di inclusione, vuol dire raccontare la propria vita in rapporto a quella degli altri, vuol dire cogliere un fiore quando si ascolta l'altro. Ecco, tutto ciò è molto importante perché questo ci aiuta a sconfiggere i discorsi d'odio e quindi anche a combattere le sue derive, l'antisemitismo in primis. Grazie. Prima di introdurre l'ultimo relatore, vi invito a osservare con attenzione questo brevissimo filmato. La prima giornata calabrese sono profonde. Che hanno trasportato mio padre in Bassa Italia, non sapevamo Ferramonti, Cosenza. Anche la Calabria, per tanto tempo trascurata, ha camminato in questi primi 17 anni dell'era fascista. E mia mamma non parlava molto di queste cose, si è stati molto zitti, molto depressi, non si riuscivano a superare queste cose. Nelle prime ore del pomeriggio siamo scesi, credo, a Mongrassano e di là ci hanno trasferiti a Ferramonti. Noi sentivamo ogni notte che le volavano le squadriglie americane, andavano a Castrovilleri a bombardare il nodo ferroviario. Ferramonti non era un campo di concentramento tedesco, questo qui è stato diretto quale campo di concentramento e gli internati erano detenuti, non era una vita quella là. Dunque non mi vengano a raccontare che non era un lager, non era così grave. Provino un po' loro stesso, quale ragazzina di 15 anni, a stare un giorno, per me era, ad ogni modo, per me era l'inferno. Queste immagini sono inserite nel documentario Ferramonti, il campo sospeso, firma la regia Cristian Calabretta. Abbiamo visto le immagini di Mussolini osannato dalla gente di Cosenza. Non c'è da stupirsi dunque, Calabretta, che anche al sud sia stato creato un campo di concentramento? Ma in realtà, se si guarda il documentario, poi paradossalmente viene fuori il contrario, cioè c'è un regime che a livello di facciata fa vedere che c'è un'adorazione, che il popolo è dalla sua parte. Di fatto nella storia di Ferramonti poi viene fuori la contraddizione, il fatto che comunque sì, c'erano le leggi razziali, viene costruito il campo, e anche lì ci sarebbe una storia da approfondire, perché la vicenda di Parrini, che è quello che ha la ditta incaricata, è molto ma molto particolare. Però le persone che poi vengono chiamate a gestire il campo e gli internati che ci sono dentro hanno tutto un altro atteggiamento. Cioè in realtà c'è l'idea, sia da parte del direttore Paolo Salvatore che dal maresciallo Gaetano Marrari, di dare una convivenza nel limite del consentito a livello umano. Il regime c'è, ma le persone che sono sotto quel regime non sono tutte indirizzate a quelle idee e soprattutto alle leggi razziali che sono state emanate. Questa è la cosa interessante. Dico di più, io ho conosciuto, durante la ricerca che ho fatto per il documentario, Paul Furman. Paul Furman è un bambino che fu internato a 5 anni al campo di Ferramonti e, grazie al fatto che si consentiva di riunirsi, di cercare di istruire i bambini, ha imparato la matematica, candidato al Nobel per la matematica. Lui mi ha raccontato che dentro quel campo ha imparato a fare le somme, le moltiplicazioni. Poi mi ha dato anche delle fotografie che io poi ho messo nel documentario perché lui ci teneva. È una cosa incredibile da certi punti di vista, eppure non si racconta nella maniera, a mio avviso, giusta. Scusa, perché, il titolo è Il campo sospeso. Sì, sì. Perché? Perché sospeso? Perché in realtà ancora adesso comunque non c'è una vera e propria storiografia ufficiale che inserisca Ferramonti nel giusto contesto, e questo anche per il campo di Liguria e di tanti altri campi. Noi abbiamo una storia che tendenzialmente porta a vedere il campo di concentramento affiancato al concetto di campo di sterminio, quindi a quello nazista. Ma in realtà tutta la vicenda di Ferramonti fa vedere come in realtà c'era un regime dittatoriale, c'erano delle imposizioni, ma c'era anche gente, prima ho sentito in maniera affascinata Perlasca che raccontava di questo, persone che comunque ragionavano con empatia e cercavano di capire che le cose che non andavano non dovevano essere ignorate o comunque lasciate andare perché sai, si è deciso così. La vicenda di Furman è una di quelle delle tante, cioè c'era il pittore Michael Fingerstein che fu praticamente, morì poco dopo solo per un attacco di appendicite mi pare, che era uno dei più grandi artisti ex libris, cioè praticamente faceva le incisioni dei libri dei proprietari, e che riprese stando dentro il campo poi la voglia di dipingere. Disse che praticamente il fatto che comunque era internato ma comunque si riusciva a vivere nel limite del consentito, perché comunque il campo fu costruito in una zona malarica che era stata bonificata da poco, quindi non è che fossero condizioni proprio ideali, ma comunque si cercava di vivere e di aspettare che finisse la guerra. Gli internati di Ferramonti ebbero una sorte favorevole perché ho trovato negli archivi di Stato la richiesta già di prendere gli internati e metterli sui treni e farli partire. Cosa succede però? Che le linee telegrafiche sono interrotte, l'ordine non arrivi in tempo e gli alleati sbarcano a Salerno, tagliando in due l'Italia e preservando le persone che erano dentro quel campo. Addirittura ho scoperto che alcune persone chiedevano, quando venivano internate a Ferramonti, il confino libero per avere la possibilità. Ci furono delle persone che addirittura cercarono col confino libero di espatriare in Svizzera per scappare. Chi rimase dentro il campo di Ferramonti trovò la libertà perché poi arrivarono gli alleati subito da sotto. Chi fu mandato al confino libero purtroppo ebbe un destino più triste, proprio perché poi arrivò quell'ordine di internarli e mandarli sui treni e finirono nei campi di sterminio. Uno di queste persone, che è figlio degli internati, che l'ex presidente del Museo della Shoah di Roma, Paserman, mi contattò e mi disse che suo padre chiese il confino libero, furono mandati vicino Monte Fiascone e la sera prima una persona che era amica di famiglia li fece nascondere perché era arrivato l'ordine di prenderli e mandarli via. Quindi ci sono tutta una serie di storie che sono all'interno di Ferramonti che danno un quadro, a mio avviso, che ancora oggi non è stato abbastanza sviscerato dalla storiografia ufficiale. Io ho trovato un altro figlio di internati, Leon Alcalà, che nel documentario dice che lui a un certo punto è andato in una libreria alla Feltrinelli a Milano e gli ha chiesto libri su Ferramonti, parliamo del 2010, e l'impiegato dice: ma scusi, di cosa sta parlando Ferramonti? Noi non sappiamo cosa sia. Noi dice: ma guardi, controlli. È andata su internet e effettivamente diceva sì, ma io non ne sapevo nulla. E non pensa che sia importante proseguire su questa strada e dunque raccogliere il più possibile materiale anche sugli altri campi sparsi in Italia? Essere sincero però, la prima domanda che mi viene fatta quando vado dai produttori, perché ho altre 2 o 3 storie che riguardano proprio questo periodo, mi dicono: ma ancora con questa storia degli ebrei? Quindi spiace dirlo, però trovo ancora resistenze. Parliamo di produttori, non faccio i nomi perché non è il caso, però la prima resistenza viene fatta proprio dall'interno in Italia. Mi dispiace dirlo perché comunque non voglio essere polemico, però il giorno della memoria è l'unico periodo dell'anno in Italia in cui ci cominciamo a ricordare e facciamo un po' di coscienza su quello che è successo. Dopodiché, spiace dirlo, si cancella tutto e si aspetta l'anno successivo. Non c'è mai un passo in avanti per cercare di mantenere. Io voglio far vedere, stavo facendo prima vedere, è uscito questo libro in Inghilterra di Yolanda Bentham, che è figlia di un'altra internata di Ferramonti. Questo è il diario del padre. Io l'ho conosciuta dopo il documentario perché mi ha contattato pure lei, l'ho conosciuta, e lei dopo aver visto il documentario, essersi messa in contatto con gli altri internati, figli ex internati, ha deciso di pubblicare il testo del padre che era inedito. E nei ringraziamenti c'è una citazione proprio a Ferramonti e al documentario che ho realizzato, perché, ripeto, si è aperta un canale, però è un canale che fino a quando non si riuscirà a dare sbocco, e non riguarda solo Ferramonti, ripeto, riguarda tutti i campi e tutto quel periodo, rimarrà sterile e rischia anche di perdersi per strada dei pezzi importanti, perché gli internati hanno una certa età. Ogni anno ricevo mail di ex internati che hanno saputo il documentario, che si sono messi in contatto con... Si è creata una catena. Però ripeto, io sono sempre felice poi di portarlo in giro, perché vedo che comunque si aprono delle tematiche, delle discussioni e degli interessi che, ripeto, vedere questo libro che a breve sarà tradotto in italiano, che è un diario di una persona che è stata a Ferramonti, che è molto dettagliato, è importante. La sesta storia del Pencio, che è all'interno della storia di Ferramonti, è un'altra storia incredibile. C'è un battello fluviale che attraversa il Danubio perché stanno scappando e pensano di approdare in mare e arrivare sulla Palestina. Loro all'altezza di Camillanisi affondano, mandano l'SOS. Chi risponde all'SOS? Carlo Orlandi, un capitano italiano che è finito negli ultimi giorni della sua vita a fare il portiere di uno stabile. Perché quando il regime è caduto lui non si è consegnato ai nazisti e si è rifiutato ed è finito in un campo di concentramento anche lui. E i figli raccontavano che il padre di questa vicenda non diceva nulla. Io mi fermo qui, ringrazio Kiwanis per questa magnifica occasione, ringrazio tutti i relatori. Ora la parola a Emanuele Saccà, chair per Kiwanis della Giornata della Memoria. Arrivati alla parte conclusiva di questo nostro meeting online, voglio ringraziare a tutti coloro che hanno mandato richiesta d'adesione per partecipare a questo evento sulla Shoah. E ovviamente voglio ringraziare ognuno dei relatori. E ringrazio il Club Kiwanis che mi ha onorato di questo ruolo come chair per il Giorno della Memoria. Ringrazio il governatore Maura Magni, ringrazio il governatore eletto Angela Catalano e ringrazio il presidente del club di Varese, Matteo Fabris, il mio presidente del club a quale appartengo, Emanuela Gioffrè, ringrazio il club Brianza perché c'è stato molto vicino, e ovviamente ringrazio il club Palmi, Piana di Gioia Tauro, e ringrazio tutti coloro che hanno portato la loro testimonianza e hanno condiviso con noi il loro pensiero. Voglio ringraziare Mark Surrey, il carissimo Domenico Panuccio, ringrazio il sindaco di Tarsia, ringrazio Silvia Brena, ringrazio Franco Perlasca, ringrazio Dina Smadarra, Eva Porcilan, grazie di cuore per il vostro intervento, grazie di cuore per aver condiviso con noi questo stare insieme. Ringrazio ovviamente per la collaborazione Simona Celiberti, ringrazio Giuseppe Infantino, ringrazio la carissima Alessandra Rissotto, giornalista eccezionale, fantastica, che veramente mi è stata vicinissima nella realizzazione, nella conduzione di questo meeting online, e la sua esperienza è stata fondamentale per la realizzazione di tutto ciò. Ringrazio l'interprete Maria Celebre e grazie nuovamente ad ognuno di voi. Rimanete sintonizzati con gli eventi del Kiwanis International, tante attività verranno ad essere proposte durante l'anno e buona giornata a tutti. Grazie.